tocca a voi, eh. Signore e signori, buonasera e benvenuti alla seconda edizione del Saltarello Folk Festival Pitrio Mia. Abbiamo appena ascoltato quello che è l'attualità e il futuro del nostro paese. Il Saltarello, eseguito da Elia Salvucci, cantato da Luca Lucchetti e accompagnato dal maestro Pino Gala, che ringraziamo per aver partecipato col tamburello. Prima di lasciare la parola al nostro primo cittadino, vorrei ringraziare gli ospiti di questa serata, che sono Gastone Petrucci e La Macina, con Elirsa Ridolfi, premio Luigi Tenco 2024. Dopo la serata avremo una serenata e poi la notte dello spontapie, che sarà ballereccia, come si dice nel dialetto. Buona serata a tutti. Grazie Massimiliano e al maestro Luciani. Considerate un applauso anche da parte mia, più che altro simbolico, per ovvi motivi, perché oggi è oltre che faticoso, è diventato anche pericoloso fare il sindaco, per cui cerchiamo di fare il possibile. Benvenuti a questa prima serata della seconda edizione del Saltarello Folk Festival, un'iniziativa che abbiamo cominciato l'anno scorso perché riteniamo, come amministrazione comunale, rivalorizzare queste nostre tradizioni, queste nostre radici e tutto quel sistema valoriale che c'è intorno ad un'epoca passata che purtroppo, in un mondo globalizzato come quello che stiamo vivendo, rischia davvero di andare perduto. Io ringrazio la CSV Marche Centro Servizi, l'Ottica Pietroni di Macerata, gli Eredi Paci di Corridonia e poi i collaboratori Luca Lucchetti e Liliana Bastianelli per il lavoro che hanno apportato, e Rolando Laerte e la Confraternita, il Santissimo Sacramento, Solidea e Rita. Ecco, ringrazio tutti loro per il lavoro che hanno svolto, un lavoro enorme che ci ha permesso di organizzare queste tre serate. Ringrazio la Proloco, ringrazio la Protezione Civile e il Servizio Antincendio. Io vorrei concludere con un pensiero che ha fatto Gustav Mahler, che sarebbe un compositore nato in Boemia alla fine dell'Ottocento. Quello che dobbiamo conservare è il fuoco dei valori e delle tradizioni, non la cenere, che è semplicemente ammirare un feticcio di qualcosa che non c'è più, ma dobbiamo tramandare e fare rete e quindi anche con tutti i paesi confinanti, per poter tramandare queste tradizioni e queste radici che noi abbiamo, perché altrimenti andrebbero perse, come ho detto prima, e quindi sarebbe davvero un peccato per una nostra regione, le Marche, che non ha nulla da invidiare a nessun'altra regione d'Italia. Dobbiamo solo semplicemente aprirci di più e essere meno gelosi abbiamo l'aspirazione di diventare comunque il paese a livello regionale della tradizione del Saltarello. Io ringrazio tutti i collaboratori e lascio al gruppo La Macina la prosecuzione della serata. Il presidente del centro servizi e il volontariato, prego. Buonasera a tutti, sono Paolo Gobbi e sono il vicepresidente provinciale del Centro Servizi per il Volontariato. E abbiamo raccolto l'invito che ci ha rivolto il sindaco e il vice sindaco per essere presenti qui. Il CSV raggruppa le principali associazioni di volontariato del territorio ed è vicino alle associazioni che lavorano sul territorio, quindi che operano, che si hanno da fare. E quando ci è stata proposta la possibilità di collaborare con questo evento, c'è subito
venuto voglia, insomma, di partecipare, perché come diceva il sindaco bisogna fare rete, bisogna stare insieme, e quindi solamente collaborando tra associazioni, tra enti, possiamo lavorare insieme. Quindi ringrazio il sindaco e il vice sindaco per l'invito, e ringrazio per questa iniziativa, perché come appunto stava dicendo il sindaco, solamente ricominciando dal territorio, dalle radici, dai valori, da un momento incontro come è questo qui del Saltarello, si può ripartire per crescere, anche per far conoscere il nostro territorio, la nostra regione in Italia, insomma. Quindi grazie per questo invito e buon divertimento a tutti. Grazie. La Macina ha iniziato il suo concerto con un omaggio alla grande Lina Marinozzi Lattanzi, la voce incredibile del gruppo di Petriolo, e ai suoi grandi alberi di canto: Nazareno Pestallaccia, Giuseppe Pierantoni, Nazareno Saldari e Domenico Ciccioli. A loro è dedicato naturalmente tutto il nostro concerto e la nostra ammirazione. Adesso una serenata che ho raccolto a Iesi e da sempre dedicata a Valeria Moriconi, anima di teatro e voce di universi, la sua bella serenata femmina. Sei nata femmina, e fa pena l'amante, nai fa
finestra affacciati, farmi vedere bianco viso, angelo del paradiso, il primo amore sei tu, il primo amore sei tu. Sarai mia sposa, noi dormiremo assieme, noi dormiremo assieme. Me fai morire. A Valeria e a Lina. Il concerto di questa sera è un concerto particolare. Forse può sembrare anche fuori tema, perché qui è il Festival del Saltarello, ma però anche noi faremo qualche omaggio a questa grande danza popolare marchigiana. Questa sera il concerto si intitola Cantar Poesia, poeti e cantautori, un omaggio ai grandi cantautori italiani e a Giovanna Marini e soprattutto al gruppo storico di Petriolo, questi grandi informatori che hanno fatto diventare grande la Macina con il loro repertorio, la loro memoria. Primo omaggio a Fabrizio D'André, con Amore che viene, amore che vai, legato a un nostro canto popolare, forse tra i più belli, Angelo che me l'hai ferito il cuore. Sono due temi che sembrano intrecciarsi, appunto. Amore che viene, amore che vai, Angelo che me l'hai ferito il cuore. Quei giorni perduti a rincorrere il vento, a chiederci un bacio e voler altri cento. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggì da me tornerai. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggì da me tornerai. Thank you.
amore che vieni da me, fuggirà. Sole o da spiagge gelate, perduto in novembre o col vento d'estate, io t'amato sempre, non t'amato mai, amore che vieni, amore che vai. Senza di te non posso stare, Nora, senza di te non posso stare, nella memoria mia sei tutte l'ore, nella memoria mia sei tutte l'ore, che apposta non ti posso abbandonare. Amore, che m'hai fatto fare? Da 15 anni mai fatto impazzire. Da 15 anni mai fatto impazzire. De babbo e mamma mai fatto scordare. De babbo e mamma mai fatto scordare. Con te carino mai fa. Copri di sole, copri di copvelo, per me non lo fa più l'olume chiaro, per me non lo fa più l'olume chiaro, sotto i piedi mi manca il terreno, sotto i piedi mi manca il terreno. Elisa Ridolfi. Buonasera.
Buonasera, buonasera, grazie. Grande voce che questa sera ecco la macina e farà questo grande concerto insieme. Una voce incredibile, una voce che mi è arrivata all'anima veramente. In più, ecco, già l'ha preannunciato il sindaco, ve lo voglio dire, perché credo che lei abbia vinto uno dei premi più prestigiosi e più giusti italiani, il premio Tenco per l'opera inedita, l'opera prima, Curami l'anima, Elisa Ridolfi. Grazie. Fresca vincitrice. È vero, si vede, una pistella. Continuiamo questo percorso, questo omaggio ai cantatori, con una delle canzoni più struggenti di Luigi Tenco. Luigi Tenco è stato uno dei cantatori più importanti, forse come Piero Ciampi è arrivato molto prima, poi l'Italia ancora non era pronta alle sue canzoni. Un grande, credo che sia una delle cose più belle che lui abbia mai scritto, Lontano, Lontano.
lontano. Adesso un omaggio al grande Domenico Modugno con un canto popolare. Pensate, Domenico Modugno, che aveva le antenne, aveva sentito questo canto abruzzese delle raccoglitrici d'olivo, cade l'olivo, coglie l'oliva, e l'ha riarrangiata, ne ha fatta sua. Ecco, il tema è sempre un po' lo stesso, ecco, e ha fatto questo gioiello, Amara terra mia. Sole alla valle, sole alla collina, per le campagne non c'è più nessuno. Addio, addio, amore. Amara terra mia, amara e bella. Con un canto popolare, pensate, questo canto risale alla metà del Settecento, siamo sempre sullo stesso tema, Amara terra mia. Qui sono stato a lavorare a Montesicuro, pensate, già a metà del Settecento si parlava di morti sul lavoro.
Io dico sempre che in una nazione civile questo non dovrebbe mai succedere, invece sentite che in Italia ogni giorno c'è questo stillicidio, questo continuo morire, queste persone che escono di casa non ritornano più perché muoiono sul lavoro. A tutti i morti sul lavoro, sono stato a lavorare a Montesicuro. Sapesse quanto ho guadagnato, ci manca quattro paoli a uno scudo, ci manca quattro paoli a uno scudo. Sapesse quanto ho guadagnato, son mezzo morto un mese fa, per malincore, e l'anima ne va per conto suo, e l'anima ne va. Torniamo a Luigi Tenco con un'altra canzone, veramente una delle più struggenti, delle più belle. Molti forse non lo sapranno, noi adesso con Elisa faremo Vedrai, vedrai. Tenco non l'ha scritta per la sua donna, ma l'ha scritta per sua madre. Questa canzone è rivolta a lei. Vedrai, vedrai. Certo la vita che
ho sognato un giorno per noi. Vedrai, 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 vedrai che cambierà. Forse non sarà domani, ma un bel giorno. Castone, Castone Petrucci. Un altro cantatore incredibile, sicuramente anche lui è arrivato prima, non riconosciuto, quasi in vita addirittura nessuno lo conosceva, era considerato una persona non facile, ecco, sinceramente non facile, era accusato di alcolismo, di tante cose, però aveva una sensibilità, era un poeta veramente, un grande poeta, e noi lo omaggiamo con una delle sue canzoni quasi un nonsense, Il Natale è il 24, Piero Ciampi. Natale è il 24, non riesco più a contare, la vita è così, ho una folle tentazione di fermarmi a una stazione. Senza amici e senza amore, mio fratello è all'ospedale, sono giorni che sta male, la madre no,
separato e il gioco si è sparato. Mi stupisco sempre più. Io vado quando sono abbandonato, vado in cerca di una donna senza danni. Sento quelle volte che non pago, che rimane pure amore. Per un'ora. Ma il mattino mi consegna Francescangelo drogato. Un poco chiaro, bevo un litro molto amaro, sono dentro un'osteria. Natale è il 24, già hanno un cuore molto strano, la vita va così, ho una folle tentazione di rifermarmi a una stazione. Senza amici e senza amore. Il Natale è il 24. Adesso c'è un ricordo doveroso. Io ho ricordato e ho detto che tutto il concerto è dedicato a questo straordinario gruppo di Corridone Petriolo, un gruppo che sono stati, che non c'è più, ma sono stati miei grandi informatori e soprattutto grandi amici. Purtroppo sono tutti scomparsi, meno Domenico Ciccioli, che gli auguriamo ancora veramente tanta vita e tanta serenità. Però ho saputo proprio oggi che un altro componente di questo gruppo storico non c'è più, Elia Migliozzi. Grazie. Lui, me lo ricordo, quando veniva da noi, accompagnava il gruppo. Lui non era un grande informatore come Lina, come Fifo, come Nazareno, Giuseppe. Lui era una persona molto discreta, aveva il triangolo, accompagnava con il triangolo, molto, era sempre in silenzio, ma si sentiva che era orgoglioso dei suoi compagni, dei suoi amici. Allora noi dedichiamo alla sua memoria un saltarello, uno dei più bei saltarelli che io abbia mai trovato, un saltarello con un testo struggente, molto, molto bello, molto profondo, dedicato a lui e naturalmente a tutto il gruppo. Io me ne voglio andare per il mondo sperso. A Elia. Contenti li lascio.
lascio, che mi compagni mi verranno presto, che mi compagni mi verranno presto. Roberto Picchio, fisarmonica, organista. Marco Tarantelli, contrabbasso. Riccardo Andrenacci, batteria, percussioni. Marco Gigli, nostro direttore musicale, Adriano Taborro. E adesso invito ancora sul palco la nostra voce, grande voce femminile, Elisa Ridolfi. Perché la invito? La macina, pensate, io l'ho fondata nel 1968, quindi sono passati gli anni, componenti sono passati, sono partiti, sono venuti, però con questo gruppo io sto da 25 anni. 26, quindi è una cosa veramente grande. E la Macina in tutta la sua carriera ha prodotto 20 dischi. L'ultimo l'abbiamo fatto a dicembre, l'abbiamo presentato a dicembre, completamente spiazzante. 19 dischi di musica popolare. Queste invece sono musiche, sentirete, adesso vi facciamo due esempi, musiche che i musicisti della Macin hanno composto su testi poetici di grandi poeti marchigiani, da Scataglini, Scarabicchi, Ali Caracciolo, Pagnanelli e addirittura un salto anche a Pierpaolo Pasolini. Un disco che si intitola Il dono che non si nega. Noi questa sera vi facciamo due o tre esempi. In questo primo, che è un frammento, è un... una poesia di Scarabicchi, nostro grande amico, dove qui c'è questa voce di sottofondo di Elisa che ha veramente capovolto il pezzo. Mi gela gli occhi l'aria. Oh.
questo era un frammento di questa poesia di Scarabicchi, ma Scarabicchi, pensate, ha composto questa Nave che porti al niente, che adesso vi facciamo sentire, che poi apre anche il disco, l'ha composta nel 2008, 40 anni della macina. Festeggiavamo 40 anni della macina al Teatro delle Muse di Ancona, c'erano tanti ospiti, da Giovanna Marini a Monio Vadi, a Rossana Casali, Gang, insomma, lui arriva e ha scritto questo testo per noi, che poi a seguire Marco Gigi, questo signore qui, la musicata insieme, poi armonizzata insieme a tutta la macina, e noi siamo riusciti a cantarla anche in sua presenza, ecco, quindi abbiamo avuto il piacere e l'onore di cantargliela. Lui era felicissimo. Adesso gli dedichiamo veramente questa sua Nave che porti al niente, di Francesco Scarabicchi. Nave che porti a niente, dov'è, dov'è, dov'è la mia gente? L'ho persa che dormivo, sognavo e non capivo che il mondo è una galera di vita prigioniera, di vita che scompare come l'onda del mare, come la luce a notte, come gli uccelli a frotte, dai rami dell'aprile, vento sull'arenile. Si è spento al lume fioco, piano come fa il fuoco, andato via una sera di luna prigioniera, smarrito per vie strette, porte chiuse, scalette, dove scompare sempre si sente d'essere il più tradito, pugnale e anello al dito. Nave di scia infinita, dov'è, dov'è, dov'è la mia vita? La presa a volte il tempo, con tutto il suo spavento, per giorni, mesi ed anni, pene del cuore affanni, fino a quest'alba d'oro, dove destino bianco ti riconosce al fianco, con te cammino, fiore del canto e verso dell'amorosa spina.
Francesco Scarvicchi. Nel disco, ripeto, oltre a questi quattro poeti marchigiani, c'è anche un omaggio a Piero Cesanelli, questo grande cantautore forse poco conosciuto in Italia, ma l'Italia fa presto a dimenticare, una nazione quasi senza memoria, e dico sempre senza futuro, ecco. E un artista come Piero Cesanelli, tra l'altro è lui che ha costruito Musicultura, ecco, una delle manifestazioni musicali più importanti d'Italia, ecco. E noi lo ricordiamo in questo disco, appunto, con una delle sue canzoni più belle, A Piero Cesanelli sopra Milano.
Alice Sanelli. Io adesso ho modo di omaggiare ulteriormente uno dei grandi alberi di canto del gruppo di Petriolo, era Nazareno Saldari, ho detto Fifo. Pensate, lui mi ha registrato questo canto in ottava rima e io naturalmente, come il primo, Bello il mare, bella la marina, che mi ha dato l'INA, non ho avuto mai il coraggio di farlo fino a quando loro erano in vita, perché loro hanno cantato con noi in tutte le parti d'Italia. E poi piano piano mi sono approcciato a questo brano e pensate, poi questo brano Fagiolo e Notte sono 24 ore, l'ha fatto la macina con i Gang, l'ha fatto la macina con un gruppo jazz, la macina con un'orchestra sinfonica, insomma tutti se ne sono appropriati di questo canto incredibilmente, con un testo incredibilmente molto bello e struggente. Fra giorno e notte sono 24 ore, l'uomo che dice alla donna di 24 ore del giorno lasciamene riposare almeno uno, a Fifo con tutto il nostro affetto. Fra giorno e notte so 24 ore. Microfono.
adesso un canto particolare, un canto, è una passione, pensate, è una passione popolare, Maria che piange sotto la croce. Ma qui il cantore popolare vede Maria come non la regina del cielo, lontana, ma vede come una madre terrena che urla, si dispera per la morte del proprio figlio crocifisso sulla croce, come sicuramente tutte le madri hanno pianto e piangeranno per i propri figli morti in queste guerre terribili, orrende, che non finiscono mai. Sotto la croce Maria.
Grazie. E adesso siamo verso la fine. Sul palco ancora Elisa Ridolfi. Elisa, come la macina, anche lei ha portato il suo disco, anche noi abbiamo il dono che non si nega, se qualcuno lo vuole poi siamo ben lieti di darvelo, e lei ha portato il suo disco Curami l'anima. Con questo disco, ripeto, lei ha vinto la Targa Tenco per l'opera Prima, ecco, quindi... E adesso vi faccio ascoltare il primo brano scritto sempre da lei, perché oltre che cantante è una grande cantautrice, è formidabile. Io ti credo di essere fortunato perché ho incontrato sulla mia carriera una voce simile. Dico sempre, come Piero Ciampi, che la vita è l'arte dell'incontro. Con Elisa è stato veramente un'arte incontrarci. Grazie Elisa. Curami l'anima. Elisa Ridolfi, e adesso poi ve lo diciamo,
avevamo rischiato di non avere Elisa, perché fino a due giorni fa Elisa era senza voce. Sì, è tornata, dai. E pensate quando sarà nel pieno della sua efficienza cosa farà. Grazie Elisa. Molto soddisfatta, molto soddisfatta. Grazie, grazie Elisa. Un brano della madre, siamo veramente alla fine, due piccole cose e poi chiudiamo. Adesso questo frammento della Finlandia che ho trovato a Iesi nella mia ricerca, e ascoltate cosa ne ha fatto la macina e Adriano Taborro e Amici. Stanotte mi sognai una bella fata. Adriano Taborro.
Marco Gigli, Riccardo Andrenacci, Marco Tarantelli, Roberto Picchio, Elisa Ridolfi. Il concerto, Elisa Ridolfi, un applauso. Il concerto doveva finire qui. Scusa Gastone. Gastone Pietrucci, La Macina. Allora, il concerto doveva finire qui, non vi preoccupate, non ricominciamo, però c'è una coda che è doverosa, perché intanto siamo al Saltarello Folk Festival e poi qui siamo proprio nel tema giusto, perché con il gruppo di Petriolo io ho raccolto tante cose, ballate, non solo saltarelli, perché c'è questa impressione che la musica marchigiana sia solo saltarelli, come adesso in Puglia, no? C'è la pizzica, c'è solo la pizzica, non è vero, c'è un mondo incredibile, loro sapevano ballate, storie, di cantastorie, però sapevano anche qualcosa sul saltarello, sui canti a patocco, erano magistrali. Beh, pensate, io stavo montando anni fa un concerto licenzioso, che poi l'avevamo intitolato, il primo titolo, Concerto Zozzo, poi invece è diventato Concerto Licenzioso, e non aveva un titolo. Quando porto il gruppo di Petriolo, Fifo, Nazareno, Domè, Lina a Firenze al Festival dei Popoli, eravamo tutti sul pulmino e lui, Nazareno, sparò questo canto che mi lasciò interdetto, e non avevo registratore. Che poi da questo canto io ho strapolato una frase e ci ho intitolato il disco proprio licenzioso, sulla licenziosità marchigiana. Infatti il titolo di quel disco era Gli se vedea le porte dell'affanno. Allora, è una metafora incredibile, no? Molti, soprattutto quelli che c'hanno la puzza sotto il naso, no? Considerano queste cose volgari, no? Addirittura i ricercatori dell'Ottocento, che erano tutti nobili, ricercavano, però poi trascrivevano e pubblicavano quello che per loro era decente, no? Tutto quello che è stato licenzioso è stato scartato, mentre Pasolini l'aveva capito benissimo, che diceva che era tanta la forza, la voglia, la gioia di questi canti che tutto veniva riscartato. Però ci sono metafore, per sentirete, ci sono dei saltarelli veramente licenziosi, proprio belli, pepe al pepe, no? Però io sfido chiunque a dire che gli si vede alle porte dell'affanno questa metafora, no? Sia una cosa volgare. Se il sesso femminile è descritto come gli si vede alle porte dell'affanno, è una cosa per me altissima. Gli si vede alle porte dell'affanno. Trovatevi un'altra metafora più bella, poi tra l'altro. Vabbè, dopo sentirete mio fratello tutto arrabbito. Il sesso maschile, ma gli si vede alle porte della fanno, è incredibile. E Fifo cantò questo sul pulmino, che io non ero impazzito perché non avevo il registratore, poi l'ha registrato, l'abbiamo messo sul disco, ecco perché facciamo aprire il disco licenzioso proprio lui che canta alla mattina all'alba del panicolo, è questo canto. Allora, siccome qui c'è il saltarello, c'è Pino Gala, questo grande cultore dei balli folk seri, perché dico che in Italia c'è questa moda, no? Che adesso tutti insegnano il ballo folk e poi non sanno nemmeno dove è il ballo, dove. Ecco, Pino Gala è una delle persone che io conosco da anni, serie, che fa le cose con serietà. Ecco, e quindi una cosa veramente incredibile. E quindi allora ho detto, perché non chiudiamo intanto questo omaggio a Fifo e poi alla fine ci mettiamo questo alle porte del panico, è un canto altissimo, poi vediamo quello un po' più basso che io l'ho raccolto in Apiro, il titolo stesso ve lo dice, te voglio da una botta do che pisci, e dice tutto. Allora, un omaggio, un saluto, un augurio al festival, speriamo di essere qui ogni anno, perché bisogna, dico ai paesani, dico ai cittadini di Petriolo, riservatelo, tenete conto di queste cose.
No, perché di solito io vengo da un paese dove si lamentano sempre che non c'è niente, poi quando porti qualcosa i primi a non venire sono proprio quelli del paese. Invece siate orgogliosi di questa manifestazione, di questo festival, perché è una cosa importante, è una cosa importante sia perché per i giovani, per far vedere che non c'è solo quelle quattro scemenze che ci fa vedere la televisione, c'è una musica, c'è un'altra musica, sarà difficile, ma c'è, è una nostra memoria, la memoria che fa grande una nazione. Ricordatevi che senza memoria non c'è futuro, e l'Italia ho paura che avrà poco futuro, speriamo di sbagliarmi, ma e quindi questi due, diciamo, saltarelli li dedichiamo veramente con tutto il cuore all'amministrazione, al direttore musicale che ormai ci conosce, che ci sopporta, e speriamo veramente di essere presenti ogni anno con la nostra testimonianza. Grazie, grazie veramente a tutti, un applauso a Elisa Ridolfi. Allora. Alla mattina all'alba del panico trovai una giovanetta che lavava, s'era scoperta fino all'omorigo, gli si vedeva le porte dell'affanno. S'accorse mio fratello tutto arrabbito, non lo potevo tenere, voleva far danno. Tutto arrabbito, non lo potevo tenere, voleva far danno. Gastone, un applauso grande per quest'uomo qua. Se lo merita tutto. Facciamo ancora un grande applauso a Gastone Petrucci, alla Macina e alla stupenda sorpresa di questa sera, Elisa Ridolfi. Un bis non ce lo potete negare. Lo potete fare a rischio mio. Dopo col sindaco ci parlo io, non è un problema. Tanto una spalla ce l'ha già un po' lussata. Vabbè. Anche perché nel frattempo prepariamo un'altra memoria storica di come si corteggiava prima, con una serenata. E io ti faccio una serenata. E tu mi fai una serenata. Che mi ha dato la filandare di ieri. Bravo, Ti ho dato una bella idea. Bravo. Grazie ancora, facciamo un grande applauso alla Macina, a tutto il gruppo, a Gastone e ad Elisa. Grazie. Quella lì, come era, com'era, 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 com'
Mia giovane Nesta. Dormi. Ecco, sì, sì. Allora, dopo ci sarà questa serenata popolare. Allora noi, questa l'abbiamo improvvisata, vi facciamo una serenata che io ho trovato, anche questa Iesi, da un ex Filandara. È una credo una delle più belle serenate che abbiamo mai trovato, sicuramente d'origine colta. Voi sapete che il canto popolare è popolare perché si trasmette oralmente. Quello che io ho trovato è stato, l'ho raccolto dalla voce, dalla memoria di questi grandi informatori o alberi di canto, come li chiamate, ma non niente è stato scritto, l'ho scritto io, l'ho trascritto per la macina, ma è arrivato attraverso i secoli oralmente. Questo sicuramente è un canto, sembra di stare in Arcadia, è un canto di origine colta, sicuramente. Però alla fine se ne è appropriato il popolo, è diventata questa serenata popolare che adesso auguriamo poi anche all'altra che sentirete dopo, che faranno i cantori popolari. Adesso noi facciamo Dormi dormi, mia giovane onesta. All'altra serenata, grazie di cuore a tutti, grazie. We'll be right back.
Speriamo che si faccia. Si è facciata. Guardate un cielo che bello stellato, pare che si è aperto il paradiso, oh pare che si è aperto il paradiso. Tocca a voi pubblico, essere attori di questo resto di serata, perché abbiamo previsto questo momento, l'abbiamo chiamato spondapiè, perché dovete ballare voi, quindi ora verranno qui, si alterneranno suonatori, cominciamo magari con un po' di liscio nostrano, un po' di valzer, un po' di mazurka, un po' di polka, va bene, e poi passeremo anche ai saltarelli e faremo poi una bella e lunga quadriglia in cui tutti siete invitati. Tanto la quadriglia è molto digestiva, si va a passo, basta stare attenti ai comandi e ci divertiremo tutti quanti. Qui c'è lo spazio per poter ballare, va bene, quindi invito le coppie ad alzarsi e venire qui, perché insomma ballare fa anche bene alla salute e soprattutto all'animo, alla mente.
vai. Accompagno perché sono una tirata. Thank you.
non ti vedevamo. Thank you.
baci, e giovane e bella mi fate morire, se non dessi non fili non buci, tanto lo bubo non vuole dormire. Siete una bambinella, fate da voi la nina la nanna, ma tanta cara. Siete una bambinella, cuori ma tanta cara, e lì giovani per voi, ve la more di pena, more di pena, e quando lo callo lo chi chi chi, e se non dessi non vili non buci, quando lo bubo non vuole dormire. Lì giovani per voi, date la lella, cade la mossa, more di pena. Ma guarda qui sto bello, mamma che pretese, mo gli faccio una passata, ci dere canadese. Corre canadese, vola, fanno cavallo, lo sigaro in bocca, e dopo mangiato il remito, la trippa, lo sigaro e pippa, la dai a fumà. Gli famo una passata, fate la della, fate la mossa, re canadese. Mia pipina do. Ce l'aveva una gallinella, gli ha affidato io le scale per difetto di Pasquale, cocca mia pipina do. Ce l'aveva una gallinella, gli ha affidato io l'ho letto, gliel'ha fatto per dispetto, cocca mia pipina do. Sotto i coppi e arrembito dei pidocchi, cocca mia pepina don. Ce l'aveva una gallinella, gli affedò sotto alla sedia, gliel'ha detto se si sveglia, cocca mia pepina don. Sotto l'olio è venuta Pedriolo, cocca mia pepina don. Ce l'aveva una gallinella, gli effettò, ha fatto alla prova, gli ha passato a Civitanova, cocca mia pepina don. Ce l'aveva una gallinella, non portava mango, pazienza, l'ha affettato porto potenza, cocca mia pepina don. Thank you.